Urca? Ma voi vedete che sta specie di malattia, tipo, rende la gente alberi? Verrà completamente assorbito in pochi giorni. Sopravvissuti, bentornati sul canale, io sono Guardianon. Siamo su un nuovissimo, che cos'è, su Darkwood, un titolo interessantissimo che mi avete consigliato in tanti nei commenti, quindi eccoci qua. Sto registrando ovviamente come al solito in orari poco consoni, quindi non c'è la cam, ma va bene così. Allora, difficoltà normale, salta prologo, no, contenuti di Indiegogo. Tu dici contenuto aggiuntivo ma che rovinerà l'immersione? No, lo togliamo. Se rovina l'immersione lo troviamo. Gioca. Non ho idea esattamente di cosa tratti il titolo, ma mi avete incuriosito tantissimo e quindi un bel che cos'è non si nega nella maniera più assoluta. Sta giocando ad un gioco impegnativo e spietato. Bene, non verrà aiutato in alcun modo. Rispetta il bosco, sii paziente e concentrati. Vedo paura e odio nei loro occhi. Come se fossi responsabile del diffondersi della malattia. Come se fossi la fonte di tutta la miseria che affligge questa terra. Non ho nessun luogo dove nascondermi da loro, nessun luogo dove scappare. Il bosco ci ha isolati dal mondo esterno, quindi c'è bosco ovunque. Può essere. Pare figo. Siamo tutti condannati. Ok. E si comincia. Così. Visione isometrica dall'alto. Bellissimo. Oh, c'è la fisica. No, sì, ok, c'è la fisica. C'è la fisica, ok. Il fatto che ci sia il cono di luce mi fa pensare ovviamente a un'analogia con Project Zomboid. Che significa che effettivamente alcune cose non le vedremo, se saranno dietro noi, boh. Allora, il mio vecchio block note. Vuoto. Sento dei passetti. Pillola. Ok, allora, ho letto note di medicina. Conosco queste note molto bene, non ho voglia di leggerle ora. Tu le conosci bene, io no. Distillatore d'alcol, uno strumento artigianale per produrre liquore. Ok, va bene. Ok, il generatore è quasi a secco, devo trovare una tanica di benzina, ho visto un trattore dismesso a est, forse là potrei trovarne una, quindi est, oriente, est, ed è qua, c'è sempre confusione, ma dovrebbe essere di qua est, sì. Ok, allora, vediamo un secondino, qui abbiamo una fotocamera, ok, poi abbiamo una borsa medica e una foto. 12685, non distingo nulla. Ok, ma questi documenti dove ce li mette? Che sta a fare? Che cosa fa con tab? Che stai facendo? Scusami. Dove è finito l'inventario più che altro? Ah, Gotab. Ok, ho capito. Gotab, china, si china e apre l'inventario. Ok. Gabbie. Che gabbie vuote. Ma io, esattamente, chi cavolo sono?
I miei attrezzi non vengono sterilizzati da anni, ad ogni modo non potranno essere utilizzati per i pazienti del posto. Allora, ci sono delle gabbie, quindi sono più propenso a pensare che io sia un veterinario piuttosto che un dottore. Spero, però non lo so. Posizionare ed interagire solo con gli oggetti presenti nel tuo raggio. Il raggio di interazione è indicato dal cambio di colore del cursore. Ok. Il mio letto. Che sono ste righe sul pavimento? Scusa. Radio Unitra. Allora. Ma no, con gli oggetti non posso proprio interagire. La radio è rimasta in silenzio per anni, anche se a volte sembra di sentire le voci attraverso le interferenze. Note di medicina. Ok, sì, sono una sorta di medico. Alcol. Ok. Che cosa ci darà vita? Forse, boh. Andiamo le assi, il fiammifero, lo straccio. Chiave, con questa potrò aprire la porta della mia casa. Bene, bene. E il libro di medicina. Ok. Fare meglio a non entrare in questa stanza per il momento. Lasciamo la luce accesa. Allora, ispezioniamo un po' tutta la casa. Questa cosa, la salute si è rotta molto tempo fa. Tenevo solamente cianfrusaglie e cose inutili lì dentro, va bene. Preferirei non aprirla, ho impiegato fin troppo tempo per imprigionarlo lì. Allora, ok. Il nostro personaggio sa più di quello che sappiamo noi, quindi c'è una narrazione un po' particolare. Se accanto al cursore appare l'icona del più, puoi tenere il pulsante. Premo il pulsante sinistro per aprire il menu. Ah! Cosa? Possiamo anche barricare? Ok. Ok. Cerca. La tribuna del popolo. Il quotidiano della Repubblica Popolare Polacca. Ah, siamo in Polonia? Bene. Devo capire queste note dove le ritrovo poi, vabbè. Impostare considerata di lusso. Oh, il cagnoletto. Il mio cane non credo ce la farà, dovrebbe porre fine alle sue sofferenze. Oh, vabbè, ma quanto? Ma questo è un bambino? Ah no, è una bambola. Ok. Pozzo distrutto, corda. E come pongo fine alle sofferenze del cane? Ecco che, scusa. Lancevado. Premi spazio per scavalcare ostacoli e staccionate. Ok. Ah, abbiamo la stamina in alto a sinistra, quella grigia. Oh, un'accetta. No, non posso. Non mi di. Ma se io volessi equipaggiarla questa, no? L'ho equipaggiata. E come. Oddio, no. Cazzo, allora raga, sto gioco mi sa che è parecchio parecchio crudo. È, mi sa veramente crudo crudo, eh. Oddio mio. Giuro, penso sia una delle cose più brutte che abbia mai fatto in un gioco. Seleziona un'arma alla barra. Ah, ok, sì, l'avevo già capito. Ok. C'era una barretta sotto te che si stava a caricare. Mi sa che escono troppo in fretta, presto non sarò più in grado di abbatterli velocemente. Mucca morta. Osso, lo prendiamo. Mamma mia, ragazzi. Allora, l'atmosfera c'è. Prendi, sì, prendi, prendi.
C'è un'atmosfera veramente figa. Però mamma mia. Luogo trovato sentiero. Quindi ora dobbiamo trovare sto trattore. Sento rumori che non mi piacciono, eh. Ok. Ok. Per accedere alla mappa premi M. Come faccio a sapere dove sto? Qui? Ah, ok, sono qui. La tua posizione sulla mappa non è segnata. Quando scopri una nuova area sarà aggiunta sulla mappa. L'area in cui ti trovi è indicata in rosso per non perderti. Dovrai imparare a determinare la tua posizione in base all'area e scoperte e ai punti di riferimento. Vabbè, poco male. Poco male. Il bosco ha inghiottito tutte le strade che ci connettevano con il mondo esterno. Nessuno è in grado di oltrepassare questo bosco. Ma posso dire che adesso la lore di questo gioco mi interessa particolarmente? Lo posso dire? Albero caduto. Non credo che me lo... Ah sì, me lo segni addirittura. Ok, quindi è proprio una zona. Falò consumato. Forse c'era qualcuno. Allora, la mia esperienza da giocatore del gioco di sopravvivenza e il mio senso di conservazionismo mi fa pensare che quanto prima barricare casa mia non è proprio un'idea malsana, eh. Puoi trasferire gli oggetti in modo istantaneo. Ah, con CTRL, ok, vabbè. Dove si va? Io. Ma posso entrare nel bosco? Per fortuna no, perlomeno non adesso. C'è la stamina, signori, e quando c'è la stamina significa che si combatterà. Ok. Tab per l'inventario. E c'è il crafting. Che cambia tra queste due? Ah, questa c'è con la benzina, ok. Craftiamoci la torcia. E no, te prego, non mi dica che non la posso. No, o l'accetta o la torcia. Porca miseria. Ma forse perché l'accetta a due mani? Vedete, raga? Il fatto che questo gioco sia isometrico è come Zomboid. È geniale. È geniale. C'è un cavolo da fare. Comunque, l'isometrico dà un senso di creepy. Non lo so. Avanzato proprio. Poi pixel art. Comunque, è pixel. Mi sembra. Sì, è abbastanza pixeloso anche il personaggio. Urca? Ma voi vedete che sta specie di malattia tipo rende la gente alberi? Verrà completamente assorbito in pochi giorni. Cioè, che vuol dire che sta foresta è... Voglio saperne di più. Voglio saperne di più. Ma l'atmosfera, raga, è da tripla A, secondo me. Cioè, mi sto sbilanciando troppo per sapere che cos'è. Ok. Quanto è buio se levo la torcia? Buietto, buietto. Ci sono sti segni a terra, sti cerchi. Vorrei capire meglio di che si tratta. Ok. L'ho già ispezionato di sti vestiti? Sì. Ste voci, vocette, mamma mia. Ah, sto gioco per Halloween è perfetto, eh. Si avvicina Halloween e quindi questo titolo è ottimo proprio. Ok, qui c'è un po' di luce. Per fortuna. Quanto so spettrali sti... Oh, qua c'è qualcuno. Apparentemente è ancora vivo. Penso sia ancora vivo. Uomo privo di sensi, grande chiave di metallo. Se c'è un'uscita da questo bosco, questa chiave l'aprirà di sicuro. 21. Me la dai la chiave, cortesemente? Addirittura? I filmati, è incosciente, non l'ho mai visto da queste parti. Porta con sé solamente una chiave e un diario. Dato che è riuscito a sgattaiolare qui dentro, deve sapere anche come uscire fuori. Non fa una piega. Ovviamente non mi aiuterà volontariamente. Quindi...
Ma quello. Non ha importanza. Ma io chi sono in realtà? Perché. Devo uscire da questa foresta maledetta. Ma. Mi senti, verme? Ma perché? Ma io ho perso un sacco di vita. Mostrami come e ti lascerò andare. Ma voi vedete che io so. A volte sento la sua voce. No, ma voi vedete che io so questo per terra. Plot twistone, ho cambiato personaggio. Ecco perché. Mi chiama per tornare a casa, che c'è scritto? Non ho letto. Dov'è l'uscita? Sono questo io. Allora, questo forse era un killer bastardo. Mostrami dove. E oh, a scemo, non c'è bisogno di ammaestri così, eh. Oh, mi alzo e ti sfondo. Ma eh sì, guarda la vita che ho perso. Dai, quanta cattiveria. T'ammazzerò come un cane se non mi lasci altra scelta. Cioè, ci ha introdotto la storia con un altro personaggio che fa il tutorial. Raga, ma che spettacolo! Ma io devo imparare ad avere veramente tanta più retta quando mi consiglia dei giochi, ragazzi. Quel bastardo mi ha rubato la chiave. Ma. Prendiamo. Quello c'ha un'accetta comunque, non vuole di niente. Contenitore. Cerca. Usa il grimaldello. C'ho i grimaldelli? Ho i grimaldelli? Usa il grimaldello. Non ho nessun grimaldello. Beh. Non posso raccogliere niente da terra da usare come arma. Questo mi sfonda. È troppo robusta per essere smantellata. E che cazzo? E dove. E quindi? Ah, aspetta, forse lo posso. Ok, perfetto. Lo posso craftare. Giusto. Fatto. Una torcia e una pala. Allora, forse dobbiamo usare la pala per sfonda questa. Sì. Bene. Ma mo si rompe. Semplicemente è rotta la pala però, eh. O quasi. Oh. No, c'era il tizio qua davanti. Dove cazzo l'ho andato? Siringa. C'era il tizio qui. L'ho visto il tizio. La radio sporca di sangue. Bene. Saltata la corrente, mi volete far credere che sia saltata per mera casualità. Chi è là? Non lo saprò mai il codice. Ti prego, fammi uscire. Avevo letto codice da qualche parte? No. Avevo letto nessun codice. Non che io sappia, perlomeno. Zio, non so come tirate fuori. Posso provare forse. Ah no, la pala è andata, è rotta. Ok, niente. Posso craftare qualcosa. Ah, ecco. Crafterei una quindina, e la userei. No. Come la uso?
Boh, vabbè. Io non ho idea di quale sia il codice, raga, non so proprio dove trovarlo. E a terra non c'è nulla, quindi... Non ho letto codici prima. C'era una fotografia, ma... io come... Cioè, tipo, controlli. Qua c'ho tutto al massimo, sì. Ok. Allora, shift, spazio, schiva, ricarica, mappa, menu, abilità, diario. J. Non posso farlo ora. Ok. Menu, abilità, che era, invece? Q. Non ho ancora nessuna abilità. Boh, devo effettivamente cercare questo codice. Non so dove, non so come, non so perché. Allora, signori, io per adesso, solo per adesso, mi fermerei un attimino qui. Però, allora, sicuramente arriverà un secondo episodio. Ci vostri. Si passa da qui. Ok. Allora, ragazzi, sicuramente ho detto arriverà un secondo episodio. Questo era un che cos'è molto molto rapido oggi, tra l'altro. Arriverà un secondo episodio, quindi aspettatevelo proprio nei prossimi giorni. E poi vediamo. Dipende tutto da voi, ovviamente, ragazzi. Quindi fatemi sapere. Noi ci vediamo molto molto presto. Però sto gioco c'ha... C'ha quel non so che. Il video sarà un po' corto oggi, purtroppo, ragazzi, ma non potevo fare diversamente. Noi ci vediamo molto molto presto, ragazzuoli. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. E se volete darmi qualche consiglio, senza fa spoiler, voglio scoprire da solo un po' i segreti del gioco, perché secondo me merita. Noi ci vediamo presto, ragazzuoli. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.